semplificata possibile, la questione ovviamente cercando di risolvere che sono le domande che ciascuno di noi si pone nei confronti del nucleare. Cioè, sapete benissimo che la propaganda a favore del nucleare parla di costi, parla di terza, quarta, quinta generazione, facendo credere che sia un problema di generazione. Il fatto che inquini o no, che faccia male o non faccia male. Adesso vedremo soltanto dei dati che sono basati su delle ricerche fatte su fonti attendibili. Ovviamente potranno essere discussi, però insomma vediamo un pochettino cosa c'è di concreto nei dati. Poi daremo, ognuno di voi darà un'interpretazione al problema, senza considerare poi che quel nucleare è calato in Sardegna. Cioè noi vedremo l'aspetto del nucleare così a livello mondiale e poi calato anche in Sardegna. Perché in Sardegna è un'altra cosa, acquista un carattere abbastanza particolare. Che questa è una campagna, avete il Comitato Sino Nucleo, intanto vi spiego chi è il Comitato Sino Nucleo, è uno spazio di condivisione di diversi cittadini e di diverse organizzazioni, ci sono più di 150 comitati dei vari centri, delle varie comunità sarde e poi ci sono almeno una quarantina di comuni, ma gli altri stanno aderendo, è soltanto che non li abbiamo sollecitati perché non abbiamo il tempo. Poi ci sono diverse sezioni di partito che hanno aderito, diversi partiti che hanno aderito, ma davvero senza limite tra centrodestra e centrosinistra. Quindi non si tratta di uno scontro tra i nuclearisti di centrodestra o gli altri nuclearisti di centrosinistra o viceversa, no, questo è uno spazio di condivisione, cioè che è vissuto da tutto il popolo sardo indipendentemente dal suo schieramento politico. Forse è il primo esperimento che si fa di questo tipo. Dentro questo comitato ci sono tutti, senza distinzioni confessionali, intendendo per confessionali di fede politica. Cioè, vi faccio un esempio, c'è il deputato, c'è il deputato del PD Giulio Calvisi, oppure Caterina Pes di Oristano, che sono di estrazione, diciamo così, di sinistra, come c'è Massida, che è di estrazione di centrodestra, come c'è Mauro Pini, che è di estrazione di centrodestra. Cioè praticamente non ci sono schieramenti politici, sono schieramenti di gente di questo popolo contro chi sta scegliendo di mettere il nucleare in Sardegna. Allora, vediamo intanto una situazione così sui combustibili, non ci fermeremo molto su queste slide perché non voglio scendere sui particolari tecnici, ma soltanto per vedere, vedete il nucleare influisce per il 5,9% e questa è una cifra anche soprastimata. E abbiamo una riserva di uranio 50 a 50-80 anni, ma poi vedremo qual è la questione delle riserve di uranio. Il resto è coperto da petrolio, gas naturale e carbone, poi idroelettrico, geotermico, eolico, solare e legno, che qui viene valutato all'1%, ma questa è a livello mondiale, ma questa percentuale è cresciuta di molto da quando sono stati presi questi dati. Poi lo vedremo nelle prossime sessioni. Perché a volte sembra dalla propaganda che si fa che il nucleare potrebbe risolvere tutto lo spazio energetico. Così non è, perché vedremo che il nucleare ha un grossissimo problema. La durata di costruzione della centrale è più o meno uguale alla durata del funzionamento. Quindi che cosa succede? Che occorrono circa 20 anni tra chi e là costruirla e la durata media è di 22 anni. Quindi quando quella dura 22 anni, ne devono costruire un'altra che sostituisce quella vecchia e alla fine la percentuale del nucleare non cresce. E vedrete in quel libretto che vi abbiamo distribuito, che sono delle nozioni, tra l'altro vi dico scortese anche da una fonte attendibile, cioè io sono assolutamente ateo, però devo prendere, allora, dal messaggio del Santo Padre Benedetto XVI, enciclica per la celebrazione della giornata mondiale della pace, 1 gennaio 2010. Se vuoi coltivare la pace, costruisci il creato. Cioè, alcuni di questi dati sono presi da questa fonte. Sono presi. Quindi, diciamo, diamogli un po' di affidabilità.
visto che insomma penso ci siano dei credenti, ma anche quelli che non sono credenti sanno comunque che c'è un'istituzione dietro questi, alcuni sono più dati presi da queste fonti, altri da fonti americane, eccetera eccetera. Vedete, questa fonte international hanno 2006, quindi è un po' arretrata la percentuale di energia generata da fonti rinnovabili. Andiamo avanti. La vita dei reattori